Ciao bimbi affini, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi, poiché è l'8 dicembre e ufficialmente comincia il periodo natalizio, anche se per molti di noi è iniziato prima, anche se per molti non inizierà mai per qualsivoglia motivo, di regola oggi inizia il periodo in cui lo spirito natalizio dovrebbe essere più forte in noi e quindi per l'occasione ho deciso di fare un video consigli. Due tipi di consigli. Per prima cosa vi consiglierò delle letture a tema inverno Natale. Comunque delle letture che mi ricordano questo periodo e che secondo me sono perfette da fare proprio in periodo invernale natalizio, che sia dicembre, che sia gennaio o febbraio, secondo me sono delle letture ottime per questo periodo. E poi mi trasformerò in un elfo natalizio, ho il mio adorato maglione di Olaf preso a Londra tanti anni fa ormai, maglione natalizio di Olaf, per consigliarvi dei regali da fare ai lettori, a chi ama i libri, ai bibliofili appunto. Non vi consiglierò dei libri, ma degli oggetti, fra cui anche dei libri, per fare dei regali a chi ama leggere. Quindi due tipi di consigli, letture e regali, visto che entriamo nello spirito natalizio. Direi di cominciare dalle letture che vi consiglio di fare in questo periodo. Questo primo libro che vi mostrerò sarà molto scontato, in realtà vi consiglio di leggerlo sempre e io personalmente l'ho letto fra la primavera e l'estate, quindi capite bene che può essere letto sempre perché resta un libro meraviglioso, i libri meravigliosi si possono leggere sempre. Resta il libro migliore che ho letto quest'anno, resta uno dei libri più belli della mia intera esistenza, però obiettivamente il periodo migliore per leggere questa meraviglia è l'inverno e quindi vi consiglio L'orso e l'usignolo, perché sì, perché dovete leggerlo, perché è il libro della mia esistenza, perché lo amo un sacco. Ora io non vi starò qui a dire le trame di tutti questi libri perché sennò facciamo notte, però c'è un video dedicato all'orso e l'usignolo, anzi dovrebbero essercene due, sia uno dedicato al primo romanzo, un altro dedicato all'intera trilogia. E vi straconsiglio di leggere L'orso e l'usignolo di Katherine Arden, una trilogia spettacolare presente tutta in italiano per la Fanucci Editore, proprio nel periodo invernale, perché è proprio ambientato per la maggior parte in inverno e perché si parla degli spiriti invernali anche con il mio amato Morosco. E quindi vi consiglio L'orso e l'usignolo per questo periodo. Ve lo consiglio sempre, ma soprattutto per questo periodo. Un altro libro che mi ricorda un sacco il periodo invernale, proprio perché è ambientato in quella che è una simil Russia medievale, una simil Russia anche zarista, è questo, Tenebre e ossa, il primo libro della Grisha Trilogy. Vi consiglio in realtà il Grishaverse, la Grisha Trilogy in generale, per il periodo invernale, perché ricorda un sacco l'inverno, l'atmosfera fredda e un po' più scura dell'inverno. Il Grishaverse è sempre stato presente sul mio canale e la Grisha Trilogy è una delle mie trilogie preferite, c'è anche Sei di Corvi, ma in particolar modo credo che più la Grisha Trilogy sia perfetta per il periodo invernale, quindi vi straconsiglio Tenebre e ossa, c'è un video dedicato sul canale a questo libro. Un altro libro che vi consiglio tantissimo da leggere nel periodo invernale, proprio per la sua atmosfera e perché è ambientato durante l'inverno, è un libro che però c'è solo in inglese, che non mi ha fatto impazzire, però penso che a molti di voi possa piacere. Ed è Spinning Silver di Naomi Novik, un retelling della storia di Tremutino. C'è sicuramente un wrap-up in cui ne parlo, l'ho letto l'anno scorso. Quindi se spulciate nella playlist dei wrap-up delle letture del mese, c'è per forza un video in cui vi parlo di Spinning Silver. Un retelling di Tremutino ambientato durante l'inverno in cui si sente tantissimo l'atmosfera invernale, basta vedere anche la cover. Ahimè, solo in inglese, un buon retelling, ma io non vado tanto d'accordo con l'autrice. Tant'è che comunque mantengo il libro, lo tengo qui con me in libreria, però non mi ha fatto impazzire, però per l'atmosfera direi che è ottimo. Un'altra saga che vi consiglio di leggere durante il periodo invernale, sulla quale ci sono ben 4 video dedicati sul canale, è quella dell'Attraversa Specchi. Infatti il primo libro si chiama Fidanzati dell'inverno e Winter Promise, perché appunto ricorda un po'
il periodo invernale, l'inverno, questa saga. Ora, anche in questo caso, un po' come L'orso lucignolo, è una saga che io ho letto in vari mesi, anche in inverno, però anche durante altri mesi dell'anno. Però devo dire che obiettivamente il periodo migliore a livello atmosferico per leggere la saga d'Attraverso specchi è proprio quello invernale. Se volete saperne di più, ci sono appunto, ripeto, ben 4 video dedicati ad Attraverso specchi sul mio canale, magari ve li lascio o nelle schede o nell'info box, perché nelle schede credo che ci saranno già 2 video linkati, un terzo, vabbè, vedremo. Comunque da qualche parte trovate linkati tutti questi video in cui parlo meglio delle trame di questi libri. Entriamo ora un po' più che nell'atmosfera invernale, nell'atmosfera natalizia, perché vi devo consigliare 3 letture proprio per l'atmosfera di Natale. Un grande classico, e sarebbe stato un peccato non citarlo, ma immagino sia anche un grande dovere dover citare appunto questo classico per il periodo natalizio, è Il canto di Natale di Dickens. Un libro che io in realtà ho letto l'anno scorso, non l'avevo mai letto. Conoscevo Il canto di Natale di Topolino, quindi la storia la conosco. Conosco Zio Paperone, che deriva proprio da Scrooge. Il signor Scrooge del canto di Natale è una storia molto bella, questa è un'edizione Gribaudo che io amo tantissimo e quindi ovviamente non posso che consigliarvi proprio per il periodo natalizio Il canto di Natale di Dickens. Insieme però al canto di Natale vi consiglio anche A Babbo Morto di Zero Calcare, che è una storia di Natale in cui Zero Calcare ci parla del Natale a modo suo. Non voglio dirvi altro, però ve la straconsiglio e sarebbe secondo me anche un ottimo regalo di Natale. Last but not least, per il periodo invernale e natalizio, quindi insieme, vi consiglio questo libro. My True Love Gave to Me di Stephanie Perkins, in realtà l'ha editato, ma in realtà ci sono appunto 12 storie, fra cui una di Stephanie Perkins, 12 racconti ambientati nel periodo invernale e natalizio. Questa è la sua edizione inglese, ma c'è anche in italiano. Vi lascerò il link per acquistarlo sia in inglese che in italiano qui sotto nell'info box. È un insieme di racconti molto bello, c'è anche il suo corrispettivo estivo che mi è piaciuto molto di meno rispetto a questo, perché ci sono alcuni racconti davvero davvero dolcissimi. C'è anche Holly Black, per dirne una, ma anche Lainey Taylor, Christian White, Rainbow Rowell e Stephanie Perkins fra i nomi più noti, Jenny Ann, insomma, di tutto un po', ed è veramente dolcissimo. Inoltre ci sono anche delle piccole illustrazioni all'interno di ogni racconto. E con questo chiudiamo i consigli di lettura. Quindi, per un periodo un po' più natalizio, A Babbo Morto di Zero Calcare, che va benissimo anche come regalo di Natale dell'anno, visto che non ho uscita, ma anche il grande classico Il canto di Natale di Dickens e My True Love Gave to Me, 12 storie natalizie e invernali. Per il periodo proprio invernale, assolutamente L'orso lucignolo, Tenebre e ossa, la Grecia Trilogy in generale, Spinning Silver come retelling di Tremotino, ahimè solo in inglese, e poi la saga di Fidanzati dell'inverno, e quindi l'Attraverso specchi. Ebbene, è giunto il momento che io mi trasformi da book influencer a book elfo di Natale, quindi non parliamo più di consigli di letture invernali e natalizie, ma proprio di regali di Natale. Ora, io non sono qui per consigliare dei libri in generale, cioè non vi dirò se vi piace questo o se al vostro amico, familiare, fidanzato, fidanzata, quello che sia, piace questa cosa, allora comprate questo libro. No, sono qui per darvi dei consigli su degli oggetti, anche in tema libri, da poter regalare a chi ama leggere, a chi è un po' bibliofilo come noi. Per prima cosa, le edizioni speciali, cioè se sapete che a chi volete regalare qualcosa, o se volete autoregalarvi anche qualcosa, perché ci sono anche e sono importantissimi gli autoregali, io per prima cosa consiglio le edizioni speciali. Ad esempio, abbiamo la nostra adorata Ippocampo, che da Mina Lima sta andando a pubblicare queste meravigliose edizioni. Ve ne ho presa una, ce ne sono tante altre. Questa è Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, in un'edizione spettacolare, appunto presa da Mina Lima, pubblicata in Italia da Ippocampo, che ha all'interno tantissime illustrazioni e contenuti interattivi di Alice nel Paese delle Meraviglie. In questo caso, ovviamente, ma in realtà non solo. Qui guardate, Alice si allunga.
E di questa collana io vi straconsiglio tutto. Questi li trovate al prezzo di 30 euro, magari anche facendo un regalo di gruppo potete prenderlo. Questo ad esempio è stato il mio regalo di Natale dell'anno scorso dalle mie amiche. C'è Alice nel Paese delle Meraviglie, c'è Peter Pan e la Sirenetta, ultime due nuove uscite che sono nella mia personalissima wishlist di Natale, c'è Il Libro della Giungla, c'è Pinocchio, c'è Il Giardino Segreto e La Bella e la Bestia. Vi devo assolutamente consigliare questi libri. Ma oltre a queste edizioni spettacolari della Ippocampo, ci sono proprio delle edizioni speciali dei libri, che spesso sono edizioni limitate, quindi non le trovate più, mentre altre restano in vendita. Ad esempio ve ne voglio consigliare tre fra le mie preferite in assoluto, perché sono davvero bellissime. La prima è Fangirl di Rainbow Rowell, questa è un'edizione speciale appunto, spesso e volentieri le edizioni speciali sono in inglese, quindi sono da collezione se magari non leggete o non si legge in inglese. Comunque questa qui ad esempio ha delle fan art spettacolari all'interno, come potete vedere, ha una cover speciale e il segnalibro in tessuto, all'interno poi c'è essenzialmente Fangirl, è uno sneak peek di Carry On, c'era in questa edizione qui, appunto edizione speciale di Fangirl, ancora in commercio. Stessa cosa dicasi per l'edizione speciale di tutta la trilogia in realtà di A Darker Shade of Magic della Schwab, questa appunto è ancora in commercio, e questa qui ha all'interno le fan art, la cover è fatta in questo modo sotto, e ognuno di questi tre libri ha qualcosa di fan art e cover particolare. Questa edizione è anche firmata da Victoria Schwab, se trovassi la pagina della firma sarebbe spettacolare, se no vi dovete fidare, no eccola, e è ancora in commercio, quindi potete regalarla o autoregalarvela. Stessa cosa dicasi per Six of Crows, Crooked Kingdom e Shadow and Bone, che hanno ormai queste edizioni speciali. Io ho preso questa qui, questo è un segnalibro, ho preso questa qui, perché appunto secondo me è la migliore, nel senso che all'interno ha anche le fan art come Crooked Kingdom. Shadow and Bone è un po' più semplice. Queste tre edizioni appunto sono edizioni speciali, però sono ancora in vendita, quindi se volete regalarle o autoregalarvele per me è un'ottima cosa. E concludiamo diciamo con i veri e propri libri o fumetti che potete regalare o autoregalarvi con le graphic novel. Graphic novel che però derivano dai libri, cioè ad esempio se sapete che a qualcuno è piaciuto un sacco un determinato classico o un determinato libro X, spesso e volentieri ci sono i fumetti che mettono appunto in un romanzo grafico quel romanzo. Io ad esempio ne ho due della Oscar Inc. Mondadori, La fattoria degli animali di George Orwell, ma anche Il buio oltre la siepe, quindi due romanzi in realtà famosissimi che potete regalare in una nuova edizione che sia una graphic novel, così come esistono quelli dedicati a Jane Austen, alle sorelle Bronte, a Salinger, a tanti altri autori per conoscerli meglio. Quindi se qualcuno è appassionato appunto di Jane Austen, c'è la graphic novel su Jane Austen. E ce ne sono veramente tantissime altre che riprendono i libri o comunque storie amate o autori o il percorso di scrittura di qualcosa. Veramente per quanto riguarda fumetti, graphic novel a tema libri c'è di tutto, quindi basta un attimo guardarvi un po' in giro. Quindi diciamo a livello di regali, autoregali proprio a tema libri e fumetti, vi consiglio sia le graphic novel che riguardano i libri o gli autori, sia le edizioni speciali. Come ben sapete, spesso e volentieri i libri diventano dei film o delle serie TV, o addirittura ci sono dei film che all'incontrario sono diventati dei libri. Spesso e volentieri però sono i libri che diventano film e serie TV. E allora perché non regalare un bellissimo DVD dei libri preferiti? Ovviamente se sapete che il DVD, il film, ha reso giustizia al libro. Io ad esempio qui ne ho tre e sono Dracula, che secondo me è la versione migliore di Dracula di Bram Stoker, con il nostro amato Gary Oldman nei panni di Dracula. La storia infinita, un film meraviglioso dal libro ovviamente. E
io prima di te uno degli ultimi film che ho amato tantissimo, che deriva da uno dei libri che ho amato tanto, ma oltre questi ci sono tantissimi altri DVD che vi potrei mostrare. Basti pensare ad Harry Potter, basti pensare a Signore degli Anelli, e in entrambi i casi ci sono edizioni spettacolari di DVD da collezione, DVD o Blu-ray. Io sono ancora ai vecchi DVD. Oppure le serie TV, Game of Thrones per dirne una, e c'è il vero e proprio cofanetto. Quindi, oltre ai libri, c'è anche la possibilità di regalare DVD e Blu-ray. Passiamo ora alle cose che potrebbero servire ai lettori. Ve ne ho mostrato prima uno e vi parlo ovviamente di segnalibri. E vi do un consiglio. Basta andare sul sito Etsy, che vi lascio qui sotto, e ci sono veramente tantissimi piccoli shop, anche italiani, che vendono tantissimi bellissimi segnalibri. Qui io ne ho alcuni, ad esempio questo qui è di Fangirl e ha anche, vedete, appesi il libro e il computer con Magic Hat all'interno. Poi abbiamo questo qui, che è un segnalibro che io ho creato in collaborazione con una ragazza che è stata bravissima, Essie Reads Books. Vi lascio qui sotto il link di Essie, e questo è dedicato a Eddie LaRue. C'è questo qui che ha creato la bravissima Martina di Books & Tea, e prima aveva uno shop chiamato Bookmarks & Tea, adesso ha Martist Design. Insomma, è veramente bravissima. Questo è disegnato per Rapunzel, ma ne ha fatti tantissimi a tema libri, come quello di A Dark Shadow Magic che creammo insieme. C'è poi questo qui di Bookmarky che vi ho spacchettato di recente, se non ricordo male, dedicato a Midnight Sun. C'è anche La Mela. E questo qui, non ricordo lo shop, però se cercate su Etsy Bookmark Cress Lunar Chronicles trovate anche questo, che è appunto dedicato al mio libro preferito delle cronache lunari. E oltre questi ci sono proprio quelli dei personaggi, perché nella mia edizione di Six of Crows io avevo lui, il nostro amato Kaz Brecker, e ne ho tantissimi fatti in questo modo. Ho tutti i personaggi di Percy Jackson, tutti i personaggi delle cronache lunari, tantissimi di Harry Potter, tantissimi di altri serie di Akotar, del Trono di Ghiaccio, ne ho alcuni di Loki, insomma ce ne sono veramente tantissimi. E se andate su Etsy e cercate Bookmark e mettete un personaggio X di un libro, c'è per forza il segnalibro fatto in questo modo, e sia che sia spedito dall'Italia o da un paese europeo o quello che sia, dovrebbe arrivarvi in tempo per Natale. Quindi ciò che serve ai lettori per prima cosa è il segnalibro, perché non ne comprate uno bellissimo. E oltre che Etsy, in realtà anche in libreria ne potete trovare tantissimi bellissimi. Io ad esempio i miei preferiti, che sono quelli della Legami, e veramente ce ne sono tanti, ma sicuramente se siete dei bibliofili come me li conoscete benissimo. Un'altra cosa che può servire un sacco ai lettori è il reading journal, il diario delle letture, in cui prendere nota di tutte le letture. E quindi vi consiglio di cercare sempre su Etsy, ma anche su Amazon, tantissimi diari delle letture che possono essere fra i più vari. Di recente ne ha fatto uno anche la Litjoy Create, quindi lo trovate su quel sito, e ce ne sono tantissimi che possono aiutare a tener conto delle letture, segnare le citazioni migliori, quando si è letto, i pensieri e tutto il resto. È molto molto utile. Un altro oggetto che può servire un sacco ai lettori è una lampada da lettura, e credetemi, ce ne sono tantissime. Su Amazon ve ne potrei consigliare veramente centinaia, però ci sono sia quelle a clip, quindi con le pile che hanno una durata di tipo 60 ore in totale, poi si cambia la pila, eccetera eccetera, che si vanno proprio a inserire sul libro o sul Kindle, eventualmente se non sia quello con la luce integrata. Quindi si va a inserire la clip della lampadina e si illumina il libro, ed è comodissima. Magari vi lascio uno dei tanti link che potrete trovare su Amazon qui sotto l'info box, oppure ci sono delle vere e proprie lampade da comodino che sono modulabili, quindi proprio da lettura in base all'orario, in base a quello che si sta leggendo e tutto il resto. E anche in questo caso vi posso lasciare un link nell'info box. Quindi un altro consiglio è la lampada da lettura, che sia clip, che sia una lampada che si può mettere anche sul letto per la clip. Io ne ho una così, che è proprio a clip e ce l'ho sul letto, oppure una da comodino. Ce ne sono veramente un sacco.
sacco su Amazon e credetemi, in tanti non ce l'hanno e secondo me può essere un regalo apprezzatissimo. Ve l'ho appena citato e ovviamente io vi consiglio di comprare il Kindle perché io personalmente mi trovo divinamente. È un regalo che io stessa farò a un mio familiare. Ce l'ho già io, è stato un regalo di compleanno super apprezzato di 2 anni fa e ve lo straconsiglio. Quindi, che aspettate? Credetemi, vi rivoluzionerà la vostra vita e vi lascio il link per acquistare l'ultimo modello e ovviamente se conoscete il modello di Kindle che ha qualcun altro o il vostro, se volete sempre farvi un autoregalo, ci sono anche tantissime altre cover spettacolari, veramente bellissime per il Kindle, che è un altro regalo secondo me super apprezzato. E arriviamo alle ultime due tipologie di regali di cui voglio parlare. Sto parlando di due regali che non sono propriamente utili, ma a chi ama i libri sicuramente piaceranno. Il primo riguarda le candele, le bookish candle. Io ovviamente non posso che mostrarvi quelle di Clarissa di Cozy Corner Candles, vi lascerò qui sotto il link al suo sito di Etsy, ma credetemi, anche in questo caso su Etsy basta scrivere bookish candle e ne trovate tantissime, ma anche solo mettendo il nome di un personaggio usciranno sicuramente anche come risultati delle candele. In questo caso io ad esempio vi ho preso Morosco, dedicato ovviamente all'Orso Lusignolo, che è una delle mie candele preferite, ma anche Velaris, che è dedicata a uno dei luoghi della saga di Akotar. E queste sono le due tipologie di lattine che trovate da Clarissa in argento e in oro. Ora ha fatto anche delle nuove candele più grandi, al momento dedicate a The Queer Prince e a The Infernal Devices, Shadowhunters, però ecco, le candele, in particolar modo le candele bookish, quindi con un tema che riguarda un personaggio, un luogo, un libro, secondo me sono ottime. Per quanto riguarda le candele di Clarissa, ci sono tantissimi video dedicati sul canale. Last but not least, come non consigliare? I Funko Pop dedicati ai personaggi dei libri, ce ne sono veramente tantissimi. Ci sono questi qui dedicati al Signore degli Anelli, vi ho preso Aragorn e Sam, ma in realtà ce ne sono tanti. Io ho anche Gandalf e Legolas, ma ci sono tutti i personaggi io ho anche Gimli. Comunque ho anche Gimli e ce ne sono tantissimi, c'è tutta la compagnia, tantissimi altri personaggi secondari, così come ci sono tantissimi altri Funko Pop, basti pensare a quelli dedicati a Harry Potter o dedicati ai libri di Stephen King. E non solo, c'è davvero di tutto, quindi anche i Funko Pop dedicati ai personaggi dei libri sono ottimi. Ebbene, quindi questi tutti i consigli per quanto riguarda i regali. Veloce recap: edizioni speciali dei libri o graphic novel che raccontano libri e autori. Poi abbiamo i segnalibri, abbiamo la lampada per leggere, che sia clip o che sia da comodino, c'è il Kindle, ci sono le cover del Kindle, ci sono le candele bookish, i Funko Pop e ovviamente anche i DVD. Spero che questo video in qualche modo vi sia stato utile, sia per quanto riguarda i consigli delle letture da fare a tema inverno-natale, per immergervi ancora meglio in questo inverno, sia per quanto riguarda i regali da fare a Natale. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, nell'info box vi lascio tutti i link utili, sia per acquistare questi libri che vi ho citato su Amazon, ma anche per acquistare due tipologie di lampade da lettura per quanto riguarda Amazon, così come il Kindle e un paio di cover. E vi lascio poi il sito di Etsy e alcuni dei negozi Etsy che vi ho consigliato. Io spero che il video vi sia stato utile, vi sia stato di compagnia, vi abbia dato positive vibes, vi auguro una buonissima Immacolata, un buonissimo periodo natalizio, speriamo che sia migliore del resto dell'anno. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ringrazio per ogni commento, like, condivisione e iscrizione, sono piccoli gesti che aiutano un sacco me e il mio canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!